Da oltre 20 anni, i cittadini e i fedeli, in Italia, per partecipare al sostegno economico alla Chiesa, hanno a disposizione due strumenti innovativi scaturiti dalla revisione concordataria del 1984, la destinazione dell'8 per mille del gettito IRPEF e le offerte deducibili destinate all'Istituto Centrale Sostentamento Clero. Comunione, corresponsabilità, partecipazione, solidarietà, perequazione. Sono alcuni dei valori alla base del sostegno economico alla Chiesa. Ma la trasparenza è forse la richiesta più pressante che sale dalla società italiana. Quando si parla di trasparenza, non si intende tanto sottolineare l'onestà e la correttezza, che all'interno della Chiesa si devono dare per scontate, ma pure una gestione lineare e da tutti verificabile dei beni, ricordando che la dimensione economica è tra le più delicate e incidenti sul vivere e sul sentire degli uomini. La trasparenza, caratteristica che accompagna da sempre il nuovo sistema del sostegno economico, è e deve rimanere condizione imprescindibile e necessaria per il cammino della Chiesa. Una Chiesa, quindi, che intende dare anche in questo campo il proprio contributo, soprattutto con l'aiuto delle parrocchie. In parrocchia si apprende il senso di appartenenza alla Chiesa e della comunione spinta fino alla condivisione dei beni. In parrocchia si imparano a gestire le finanze comuni e tutte le attività della comunità. In parrocchia, prevalentemente, è stata condotta in questi anni la sensibilizzazione sulle nuove forme di sostegno economico. E sulla parrocchia ricadono, in definitiva, gli effetti positivi dell'8 per mille, impiegato, per esempio, nella costruzione di nuove chiese o nel restauro di quelle antiche, nell'attività di formazione dei catechisti o a sostegno delle opere di carità gestite dalla comunità. Così come vi ritornano, grazie al sistema della perequazione, le offerte inviate all'Istituto Centrale Sostentamento Clero. Le attività di una parrocchia sono notoriamente molteplici. C'è da promuovere il catechismo e l'aiuto ai poveri. C'è da provvedere alla liturgia e alle necessità dei vari settori di pastorale. Occorre trovare le risorse per coprire le spese di telefono, luce, acqua, gas. C'è da pensare alle attrezzature dell'oratorio e all'ordinaria o straordinaria manutenzione dell'edificio sacro e delle sue pertinenze. Se si tratta di una chiesa con valore artistico, i costi crescono ancora di più e comunque bisogna tutelare adeguatamente le opere d'arte dai danni del tempo e da eventuali furti. A livello diocesano non bisogna dimenticare le risorse necessarie per coordinare le diverse attività pastorali: giovani, famiglia, problemi sociali, sanità, cultura e via dicendo, e per provvedere alle crescenti necessità dei poveri. E infine c'è l'opera di sensibilizzazione sulle offerte destinate all'Istituto Centrale Sostentamento Clero e l'8 per mille, che non sono in concorrenza con le offerte alla parrocchia. Al contrario, offrono l'occasione per una catechesi più approfondita e concreta sulla comunione spinta fino alla condivisione dei beni, e soprattutto contribuiscono a tenere presente un orizzonte più ampio di Chiesa, non più solo coincidente con la propria piccola o grande parrocchia, ma estesa alla diocesi, alla regione e in definitiva a tutta l'Italia. Come si può e si deve far fronte a tutti questi impegni? Testimoniando concretamente i valori citati prima e che vengono riproposti nella lettera dei Vescovi italiani «Sostenere la Chiesa per servire tutti». Uno degli strumenti più validi per tradurre tutto questo in pratica è il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. CPAE. Previsto, tra l'altro, in forma obbligatoria per tutte le parrocchie. Il compito di questo organismo è quello di aiutare il parroco nell'amministrazione dei beni della comunità, ferma restando comunque la responsabilità giuridica del parroco stesso. Il meccanismo del suo funzionamento dovrebbe essere quello descritto dallo schema riportato in basso. Le esigenze della comunità, rappresentata nel disegno dal cerchio bianco, filtrate dal consiglio pastorale, altro consiglio consultivo che aiuta il parroco nel servizio alla comunità, vengono girate al CPAE. Questi ne verifica la fattibilità, prevede la spesa e ne dà notizia al consiglio pastorale, che a sua volta ne informa la comunità. Parte allora la ricerca delle risorse e la realizzazione concreta del progetto.
Toccherà poi al CPAE pubblicare i bilanci della parrocchia e promuovere una costante sensibilizzazione dei fedeli sulle necessità economiche della comunità, non dimenticando di armonizzarle con quelle dell'intera Chiesa che è in Italia. 8 per 1000 e offerte insieme ai sacerdoti. Approfondire i temi di questa catechesi richiederebbe ben altro spazio. Basterà però tenere a mente i concetti di corresponsabilità, che porta ciascuno dei fedeli a sentirsi impegnato a contribuire, partecipazione, che è la corresponsabilità messa in pratica, sia sotto il profilo del contributo economico, sia sotto quello della donazione del proprio tempo, e trasparenza, già richiamati in precedenza, per avere una buona bussola di orientamento. La trasparenza, in particolare, trova attuazione in 10 regole pratiche che formano quasi una specie di decalogo e che devono guidare l'impegno di quanti, in parrocchia, si occupano di risorse economiche. Costituire e far funzionare effettivamente il Consiglio per gli Affari Economici. Rispettare le norme civili e fiscali. Intestare esattamente i beni, onde evitare che ciò che è della comunità finisca ai privati. Destinare effettivamente le offerte allo scopo per cui sono state raccolte. Predisporre il bilancio preventivo all'inizio dell'anno. Predisporre il bilancio consuntivo alla fine dell'anno. Tenere i libri delle entrate e delle uscite. Distinguere la cassa della comunità dalla cassa personale del parroco. Distinguere le offerte alla parrocchia dalle offerte personali al parroco. Conservare i documenti in un apposito archivio. Non c'è vera trasparenza senza la pubblicazione dei bilanci. È la conoscenza di come vengono impiegati i fondi che la generosità dei fedeli porta nelle casse parrocchiali a far crescere la corresponsabilità e a invogliare la partecipazione. Ed è in un simile clima che il discorso sulle offerte insieme ai sacerdoti destinate all'Istituto Centrale Sostentamento Clero e sull'8 per 1000 può essere compreso facilmente nel suo significato non alternativo, ma complementare alla generosità che alimenta la vita della parrocchia, fino a portare, perciò, i frutti sperati. Se ci sarà questa trasparenza reale in ogni parrocchia, i fedeli non guarderanno più all'offerta come a una sorta di dovere, ma donare diventerà una gioia, perché ciascuno vivrà la soddisfazione di fare qualcosa di buono e di concreto. E così sarà anche in grado di aprire lo sguardo e allargare gli orizzonti anche ai bisogni della Chiesa universale. Corresponsabilità, che porta alla partecipazione diretta, e trasparenza delle gestioni costituiscono davvero i due binari su cui il Sovvenire ha camminato e deve continuare a camminare.